riescono ad ospitarla in modo tale che domani si prenda un'altra soluzione, oppure bisognerà trovare qualche cosa vicino in modo tale, perché lei diceva anche che non aveva soldi. No, per, sto malissimo, ho bisogno bisogno di assistenza per chiamare l'ospedale per sapere quali sono gli esiti dell'urina. I risultati. Certo. E quindi però almeno per questa notte, per avere un alloggio questa notte. C'è un albergo lì vicino che lei conosce dove no, può andare? No, assolutamente. Ho fatto anche una ricerca in Airbnb, cercavo per una stanza almeno, una stanza in un'abitazione. Sono tutti, si figuri, ormai è Parigi, è dal 26, 27, è tutto full butto ovunque. Le uniche cose disponibili che ho trovato erano delle cose carissime, sono assolutamente fuori dal mio budget. Quanto costano? Ma costano tutti dei 100 euro su. Cioè io sono qua perché sono costretta ad essere qua. Però ascolti, cerchiamo di risolvere almeno per questa notte. Allora vediamo un po', lei si è trovato questi alberghi anche da 100 euro su, almeno mi fa... qualche nome? Io le posso dare innanzitutto il numero dell'ostello dove sono e lei potrebbe chiedere a loro se c'è la possibilità, se almeno per questa notte. Almeno sì, per questa notte. A me hanno detto assolutamente no, però magari invece chiediamo se per caso, se perché molte volte all'ultimo momento può sempre liberarsi. Allora, il numero di telefono è 0177 sì 45 8910 45 no scusi, allora ricomincio da capo 0177 45 8910 10, ok, d'accordo. E c'è qualcuno adesso? La reception apre dalle 4 in poi, quindi ci dovrebbe essere qualcuno. Ah, quindi lei nella stanza, non è giù? No, io sono in reception, sì, ma loro stanno lavorando, vedo le persone che sono in fila, quindi se lei telefona, le risponderanno, perché non posso saltare la fila, vedo infatti la reception appena aperta. Allora, d'accordo. Sono almeno 5 persone in fila che stanno facendo il check-in, non posso scavalcare loro e chiedere, quindi se invece lei telefona. Facciamo così, io adesso li chiamo e poi li faccio sapere. Altrimenti c'è l'albergo a fianco a me, cioè c'è un albergo giusto a fianco a noi, ma credo sia un albergo molto caro. Non so, se poi lei vuole guardare nella map a fianco a Rue François, l'albergo a fianco, lo posso anche... Non lo so, magari mi potete spostare là in quello a fianco. Poi se mi chiedete di andare domani in consolato a parlare con quelli del consolato, io non ho disponibilità economica. Io ieri ho speso gli ultimi miei contanti con il taxi, proprio ho dovuto pagare con le monete al rientro, ho finito tutto il cash. Poi stamattina contavo comunque di andare qua alla Western Union, che c'è proprio qua vicino, e avrei prelevato altri soldi. Invece quando c'è stato questo problema del limite è stato proprio la mazzata finale. Quindi considerate che io sono senza soldi in questo momento. D'accordo, io comunque sia, cerchiamo per almeno per questa notte, almeno un alloggio. Poi domattina si vedranno tutte le altre cose, perché domani il consolato apre, quindi si possono decidere in maniera diversa, perché poi è aperto almeno che allora io la chiamo più tardi e le faccio sapere, d'accordo? Ok, al più presto per favore, perché da qua mi stanno mandando via, perché adesso che hanno iniziato il check-in tutte le altre persone, cioè non mi vogliono qua intorno, cioè io d'accordo. Ho fatto il check-out da stamattina. Va bene, attendo, grazie, arrivederci. Tardi, prego. La voce di questa signora era la stessa che è venuta l'altra notte. Quindi la situazione la conosce molto bene ed è una di quelle che stavano cercando di mandarmi nell'ospedale privato. Intanto non appena mi richiameranno vi faccio sapere. Ciao.